Si è aperta nella maniera più inaspettata ma anche più gradevole la settimana di Coppa del Mondo qui ad Anterselva. Chi vi parla è Giulio Gasparin, che vi porta attraverso le parole delle protagoniste azzurre di questa tappa raccolta da Michele Galoppini in zona mista. Che dire, iniziamo subito con forse la donna più felice oggi sul podio, più felice ancora di Laura Dallmayr, che ha vinto perché prima volta nelle prime 10 in Coppa del Mondo, aveva avuto un decimo posto ai mondiali, ma il primo podio non si scorda mai e Alexia Rungaldir l'ha ottenuto davanti al pubblico di casa. Beh, non so cosa dire, sono contentissima. No, sapevo di poter far bene se tutto andava liscio, perché comunque anche su un DC sto abbastanza bene, ma di arrivare sul podio non me lo sarei mai aspettato. Per lei un solo errore in una gara che però è stata segnata dal vento, e bisogna dire lei è stata molto molto brava a gestirlo, soprattutto al terzo poligono, quando ha aspettato addirittura una decina di secondi per poter sparare in una condizione accettabile. Ma di star concentrata fino all'ultimo colpo, e a terra bisognava reagire, e ho cercato di fare il mio e di non pesare troppo. Dopo lo zero, l'ultimo poligono aveva circa 30 secondi di vantaggio su Marie Doren e non era così scontato riuscire a mantenerli, perché la francese è una di quelle che ha i passi più importanti e anche quest'oggi l'ha tenuto. Però Alexia ce l'ha fatta. Beh, io non sapevo che era lei la quarta, sapevo che avevo 25 secondi di vantaggio e mi sono detta dai, se riesco ce la faccio. Comunque ho fatto anche un giro con lei, il mio primo, che sono riuscita ad andare con lei tranquillamente, e quindi avevo abbastanza fiducia. Che dire, primo podio e soprattutto, soprattutto primo podio, ma oltre alla medaglia arriva anche la soddisfazione di qualificarsi per la mass start. Sì, il mio obiettivo era quello di riuscire magari a partire alla massa, perché sarebbe stato bello far tre gare in casa, e ho centrato l'obiettivo. Primo podio, ci sarà pure una dedica speciale, ecco a chi. Beh, io ringrazio solo tutti quanti quelli che mi hanno aiutato negli ultimi anni, perché comunque anche gli anni scorsi non sono stati così facili, partendo da mio amoroso, che senza di lui sicuramente non sarei qui, dalla mia famiglia e dal mio corpo sportivo, alla Fisi, a tutti. Giornata non altrettanto positiva invece purtroppo per Dorothea Wierer, l'azzurra veramente sfortunata oggi, perché nel momento in cui ha sparato, soprattutto all'ultimo poligono, le condizioni non erano fattibili, come lei poi ha detto anche in conferenza stampa. Avrebbe voluto sparare da delle piazzole diverse, un po' più coperte dal vento, purtroppo quando è arrivata al poligono non c'è stata questa possibilità perché erano tutte occupate, e nel posto dove era lei proprio non c'è stato modo di fare meglio. Sì, sicuramente ho fatto fatica oggi sul poligono, c'era un vento che ho fatto fatica, soprattutto l'ultima sera in piedi che era veramente forte. Sugli sci sono molto contenta, anche perché non mi sentivo per niente bene, ho un po' di problemi di intestino al momento, e non so, magari ho qualche virus o qualcosa, e quindi devo prendere le cose positive e poi vediamo sabato. Per guardare però il bicchiere mezzo pieno, anche Dorothea ha qualche soddisfazione da portarsi via da questa giornata. Ovviamente il tiro era difficile oggi, qualcuno ce l'ha fatta, però sì, sicuramente non mi accontento, però qualcosa di positivo c'è stato come sensazione sugli sci. La primissima però ad andare ad abbracciare Alexia al traguardo è stata una ragazza che avremmo fino a qualche mese fa aspettato di vedere in competizione, ma che è fuori poiché in dolce attesa, ovvero Karin Oberhof. È logicamente diverso, ma sono molto contenta soprattutto per Alexia, oggi se la merita così tanto, sono veramente felice per lei e spero che se la gode tantissimo, se la merita, e bellissimo poter vivere qua questa cosa con lei. E Oberhofer poi ci racconta anche quanto sia difficile ma anche motivante gareggiare davanti al pubblico di casa. Logicamente c'è più pressione e si deve dire che è stata ancora più brava, perché a casa è un po' più difficile, ma poi se va bene è ancora più bello, perché tutti ti vedono, tutti ti tifano. Questo è il biathlon. Come detto, Karin è ferma quest'anno poiché è in dolce attesa, e anche se è stata un po' una sorpresa per tutti quanti, ciò nonostante lei guarda avanti con grande motivazione e spera di poter tornare al massimo della forma per l'Olimpiade del prossimo anno.
adesso sta bene, sinceramente all'inizio non ero così serena, mi sono preoccupata un po', ma pian pianino sto trovando delle soluzioni, sono molto motivata per tornare. Tutti gli allenatori, famiglie e sponsor cercano di darmi una mano e li ringrazio tantissimo perché è un sostegno che non mi avrei mai aspettato. E dico anche, se tutto va bene voglio tornare, speriamo che tutto va bene e non aspetto l'ora. Ce l'ho in testa, ma so che ci vuole anche tanta fortuna, deve andare tutto liscio. Intanto sappiamo com'è la vita e la prendiamo com'è e speriamo che tutto vada bene. Si conclude quindi questa prima giornata ad Anterselva. Vi ricordiamo che su sportface.it gli sport invernali ci sono e ci sono alla grande, con contenuti esclusivi attraverso anche tutti i canali social media che potete vedere in sovrappressione, e quindi vi consiglio vivamente di seguirli e godervi lo spettacolo della neve. Da Anterselva un saluto, a domani.